Nuovi binari tram a Porta Maggiore, dopo 35 anni, sono stati sostituiti con un intervento di restyling completo e di manutenzione straordinaria. L'operazione, che è stata realizzata nel mese di agosto, si è resa necessaria per garantire maggiore sicurezza e collegamenti più efficienti per il trasporto pubblico locale. Arriva a Torre Gaia, nel sesto municipio, la nuova raccolta differenziata E-Tech. Nelle settimane scorse sono stati distribuiti kit dotati di etichetta elettronica. Ogni utenza è associata a singolo contenitore per registrare gli svuotamenti dei bidoncini e avere un controllo capillare del servizio. Obiettivo è arrivare ad una tariffa puntuale dei rifiuti. Chi differenzia di più paga di meno. Avviato dal Campidoglio il recupero delle morosità per l'utilizzo degli immobili di proprietà comunale. Sono oltre 20.000 le posizioni debitorie per una cifra complessiva di circa 100 milioni di euro. Sarà la società in-house Equaroma ad occuparsi delle azioni di analisi e riscossione. L'obiettivo è affermare trasparenza nella gestione del patrimonio immobiliare.